Bene, bentrovati ai lettori e in questo momento telespettatori da affariitaliani.it per le nostre dirette streaming. Grazie di essere con noi e soprattutto grazie di essere con noi ad Andrea Barchiesi, che accogliamo oggi nella redazione di Affari Italiani per parlarci di un tema molto interessante, molto vicino anche a ciò che è la realtà di Affari Italiani, perché Andrea è amministratore delegato CEO di Reputation Manager, che è una società che forse una volta poteva sembrare addirittura avanti, troppo innovativa, che invece oggi è diventata fondamentale perché studia, analizza e quindi supporta la reputazione sul web, quindi online, in questo caso nella ricerca che oggi ci presenterà dei top manager, ma questo può succedere anche per le aziende, per un brand, per un marchio, per una singola persona, un professionista che magari non è anche a livelli altissimi, ma che ha anche lui una sua necessità di essere riconosciuto e riconoscibile nel mondo del web. Con noi Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani, che porrà qualche domanda e diciamo cercherà di capire, essendo lui un precursore del web, che cosa Andrea Cambiato. sta facendo. Come è cambiato? Perché anche la loro azienda, come la nostra, noi compiamo 20 anni, loro 10, e quindi possiamo raccontarci cosa è successo in questi anni, come è cambiata questa idea. Si è partiti, appunto, come racconta bene il libro di Andrea, è uscito da qualche giorno per Franco Angeli, La tentazione dell'oblio: vuoi subire o costruire la tua identità digitale? Tra l'altro con una bella copertina dove si vedono delle scarpe, una cravatta e delle ombre capovolte. Quindi siamo proprio davanti a una problematica non banale. Andrea, vogliamo dire qual è l'essenza della tua intuizione Sì. Sì, consulenziale, ma anche filosofica, ma anche. sostanzialmente siamo di fronte ad un'inversione del problema. Mentre nell'antichità avevamo il problema di ricordare, ci siamo dovuti inventare moltissimi strumenti, dalla pietra per incidere, graffiti e così via, la carta, l'elaborazione della carta, la stampa, Gutenberg, per arrivare a voi, quindi all'editoria digitale. Il problema vero era ricordare. Lottavamo fieramente per riuscire a ricordare qualcosa, perché ogni generazione rischiamo di perdere tutto, di tornare a zero. Per imprimere. Per imprimere, perché è ovvio che se perdiamo quello che sappiamo, la generazione successiva torna al fuoco. Scriptamanent. Esattamente. Detto questo, siamo di fronte a un'inversione della questione. Oggi è impossibile dimenticare. Mentre prima lottavamo per ricordare, oggi qualsiasi cosa scriviamo finisce nel media digitale Certo. e resta tutto E scritto e resta lì, ci indicizzato. accompagna per tutta la vita. E quindi questo apre Che un se dicono orto. cose buone di noi, ben venga questa grande memoria. Se dicono cose cattive, non ci piace mica tanto. E non solo, è importante anche l'ordine in cui le cose escono, perché ovviamente ogni persona, e quindi riguarda ognuno di noi, fa tante cose. L'ordine non è invariante. Perché ovviamente l'attenzione di chi ci ascolta non è infinita, di conseguenza mettere le cose futili, sbagliate o inutili in testa vuol dire essere futili e inutili. Non c'è appello, questa noi la chiamiamo stretta di mano digitale, ovvero una qualsiasi persona oggi, prima di conoscerne fisicamente un'altra, effettua una stretta di mano digitale, ovvero cerca su Google informazioni su di lui. Questa stretta di mano è invisibile. Anche coniato un verbo, googolare, dato che ne Googolare, ha coniato il certo. verbo googolare. Assolutamente. E questa stretta di mano è invisibile, nel senso che noi non ne siamo consapevoli, non sappiamo chi ci sta googolando. In questo momento nel mondo sicuramente qualcuno ci sta googolando. È, tra virgolette, Infatti tu nel tuo libro, a proposito della stretta di mano digitale, dici che le molteplici casistiche danno un'idea dell'effettiva pervasività di questa azione, dalla ricerca del lavoro e di nuove opportunità, sul cambiamento anche del possibile lavoro, alla relazione con i colleghi, alle partnership, cioè alle relazioni tra le aziende, relazioni con i giornalisti, quindi con i media, con i clienti, con i competitor, quindi è quello il primo approccio, no? anche sociale, cioè l'identità digitale, Facebook e social media hanno distrutto molti più matrimoni di tantissimi altri fenomeni, giusto Certo. per parlare di questioni sociali. Quando due persone si conoscono, ormai la stretta di mano digitale è condizionante per capire la profilazione, gli interessi, la vita del soggetto. E il problema è proprio questa contaminazione tra sociale, personale, professionale, lavorativo, editoriale.
Ecco, c'è anche un'altra considerazione che volevo fare, che forse c'è molto, ma si può anche rischiare di restare superficiali, perché tu scrivi nel paragrafo le tre regole che tu definisci monitorare tre volte, poi si legge che la prima pagina di Google, quindi la prima schermata quando si fa una ricerca, è l'orizzonte primario di riferimento per l'identità digitale, perché ben il 94% delle persone che cerca il nostro nome non andrà a pagina 2. Purtroppo è così, siamo frettolosi, veloci, questo si vede da tanti punti di vista, anche nelle statistiche dei dati online. Abbiamo un consumo di pagine al minuto molto alto, ma soprattutto immaginiamo uno scenario di lavoro. Supponiamo che ci siano arrivati 100 curriculum. Quanto tempo dedichiamo a ognuno per fare un check se questo può essere corretto o meno per proseguire? Quindi sarà fatto veloce, ci facciamo l'idea, basta una foto, certo. Basta una frase e il curriculum finisce nel cestino e non lo saprà mai il candidato. Diciamo che la foto in spiaggia non aiuta in quel caso. No, quindi bisogna essere attenti anche a che cosa si mette però sul web. Noi siamo parte di questa grande scena, di conseguenza quindi parte, non tutto, dobbiamo essere noi in primis ad essere attenti a quello che raccontiamo di noi, in secondo luogo non dobbiamo dimenticare che tutto il mondo parla di noi, non perché siamo importanti, ma perché partecipiamo ad eventi collettivi. Infatti tu nel tuo libro dici che bisogna dire la verità, cioè ingannare non serve, mentire non serve. Dunque, per farci capire da chi ci ascolta, qualsiasi cosa noi facciamo, il web, noi persone pubbliche diciamo, il web lo cattura e lo imprime questa memoria, questa specie di grande biblioteca di Alessandria. E non solo gente famosa, perché magari parliamo di un processo, di una condanna di una persona normale, no? Che in rete si troverà poi le tracce, e noi abbiamo richieste molto frequenti di persone che dicono: potreste rimuovere quell'articolo di Affari Italiani perché 5 anni fa io fui condannato ma adesso è passato tanto tempo, ho scontato la pena. Questo articolo vostro che c'è sulla rete mi danneggia fortemente, è la voglia dell'oblio, diciamo, no? È il desiderio dell'oblio, su cui c'è stato anche recentemente un pronunciamento giudiziario sul diritto all'oblio, diritto all'essere dimenticato. Ecco, su questi temi nasce questa nuova professione, potremmo dire, questa azienda Reputation Manager, fondata da Andrea, che è un ingegnere elettronico prestato al marketing e alla comunicazione, che ha detto: beh, vediamo di gestire queste emergenze, diciamo, no? Anche qui io so, perché arriva a noi notizia di personaggi pubblici che magari hanno nel curriculum qualche macchia e che, ahimè, devono incontrare un capo di Stato internazionale, il quale chiederà al suo staff di avere qualche stampata su questo personaggio che vado ad incontrare, e ahimè, se nella stampata viene fuori qualche scheletrino, l'incontro non promette bene, cioè si parte con una reputazione negativa. E quindi ricordo che negli anni scorsi la corsa era a farsi cancellare questo passato inconfessabile. Tu dici che questo non si fa, non va fatto. È un errore, perché la questione effettivamente non riguarda solo chi ha un problema, in realtà riguarda tutti. Supponiamo di avere una capacità, di essere molto bravi in un settore amministrativo, sto inventando, ma se questo non lo sa nessuno, questa skill esiste o non esiste dal punto di vista del mondo? Non esiste. Quindi in realtà, mentre la questione è partita per gestione di emergenza, quindi per problemi, si sono accorti tutti socialmente che c'è tutta un'altra fascia ancora più importante, ancora più estesa, che è quella di valorizzare ciò che sappiamo. Cioè, se il digitale è persistente, però il digitale non è onnisciente, dobbiamo essere noi a raccontargli, certo, quello che è importante. Quindi questo è un fattore, la costruzione, l'ingegneria reputazionale significa costruire un profilo non casuale e non fatto di sciocchezze, permettetemi di, certo, banalizzare. Se un manager è estremamente forte, ha fatto 2 internazionalizzazioni, 4 fusioni e scritto 4 libri, non può uscire solo che va a golf e ha ballato il tango, perché questo è quello che accade nel magma
Quindi di conseguenza, anche in assenza di qualsiasi problematica, la questione è ancora più forte: far arrivare il valore e non le stupidaggini. Esattamente. E quindi qual è il vostro lavoro? Supponiamo che un'azienda voglia mettere ordine alla sua reputation online, ti telefona e dice: allora, ingegner Barchesi, io vorrei incontrarla per... cosa scatta a questo punto? La prima cosa è spegnere i, tra virgolette, e andare nei loro uffici e guardare nelle librerie per trovare tutto il patrimonio che non è già in rete. Successivamente capire quindi tutto quello che c'è che non è visibile, poi andare in rete e fare un match di quello che c'è e di quello che ci dovrebbe, certo, essere, dovrebbe essere, analizzare la percezione come se fossimo differenti soggetti e in base a quello, come se fosse un edificio, disegnare un progetto in cui si prende anche dalla loro libreria quel libro fondamentale, quel premio, quella cosa che, di cui non c'è traccia, preso, digitalizzato e messo in un ecosistema e governato tecnologicamente. Parlavamo dei precetti, mai mentire, perché la rete è un grandissimo giudice, quindi verranno dette solo delle verità, mai attaccare un altro precetto. Una cosa che ci chiedono molto spesso è quello di, data la capacità di ingegneria reputazionale, qualcuno chiede di rovesciarla addosso ad altri, negativamente, distruggere, che è molto più facile. Ovviamente per etica e come consiglio per intelligenza al cliente diciamo sempre di desistere da questo progetto, da questa idea pazza, perché quello che molti non hanno capito è che siamo in un sistema di omologhi immersi in uno stesso fluido. Parliamo delle banche. Immaginiamo che una banca, Unicredit, MPS, Intese e così via, se MPS ha un problema serio, cioè Monte dei Paschi, non è vero che Unicredit non ne ha alcun riflesso, perché sono immerse nello stesso fluido, sono banche. Essendo banche, la vibrazione del Monte dei Paschi per prossimità si estende e manda in vibrazione tutto il mondo bancario. Il comparto, quindi, se qualcuno avesse l'idea sciocca di attaccare un suo omologo, non si rende conto che la prima reazione che ottiene è un'ondata di vibrazione che corrompe il mercato. Tant'è vero che in banca poi cade il comparto quando c'è un problema. Cioè, il bancario ieri è caduto. Il problema c'è la MPS, ma tutte le banche vengono perché sono nello stesso fluido. La seconda considerazione è che la banca stessa poi reagisce, e reagisce ovviamente non sapendo chi, a 360 gradi. Forse è per questo che nella ricerca che ci hai portato, il più alto top manager rappresentante di una banca sta dopo 2, 4, 6, 8, sta al nono posto. Chiaramente qui parliamo dei manager e della loro reputazione. C'è qualche elemento su questa interessante ricerca di cui poi diamo un po' di risultati. Intanto diciamo chi ha vinto, cioè qual è il manager, su quanti ne abbiamo censiti. Andrea, mi dai il numero, quanti sono lì? Leggili sulla carta. Quanti qui sono? Qui? Qui sono i 20... Qui sono i primi 20. I primi 20, sì. Allora, sì, sul 20 il più considerato positivamente dalla rete è, lo diciamo? Certo. È Sergio Marchionne. Sergio Marchionne. Che ha vinto con distacco, diciamo. Abbiamo una diapositiva. Quindi la rete possiamo dire che ama Marchionne, lo considera, lo stima. Lo stima. Teniamo conto che si parla sempre di forze positive e negative che si sommano assieme, la cui risultante ovviamente è... Quindi non vuol dire che Marchionne non sia attaccato, vuol dire che in tutta l'onda digitale la somma totale ne risulta una forza positiva molto più ampia degli altri. Alcuni invece non sono attaccati ma hanno una forza positiva molto più bassa. Tutto al netto ovviamente del comparto. Cos'altro possiamo dire di Marchionne? Ma Marchionne fondamentalmente è primo, questa classifica è una classifica mensile, per cui teniamo un po' il polso continuativo della situazione, ed è primo da molti mesi. Primo da molti mesi, cavalca una internazionalità fortissima, una FCA in grande ripresa, il collegamento con il brand Ferrari, perché ricordiamo che Marchionne è anche collegato al brand, capo di Ferrari, certo. È anche collegato al brand Ferrari. L'eco non spenta della quotazione in borsa di Ferrari e tutta una serie quindi di fattori positivi legati da un lato all'italianità. I fattori frenanti ovviamente sono quelli
lavorativi, tensioni sindacali e così via. Beh, poi hai citato una ricerca, il bonus natalizio di 5.000 euro ai dipendenti della Ferrari, che ha avuto diversi commenti positivi, non solo ironici ma anche diversi commenti positivi. Senti, dal tuo osservatorio, a parte che forse anche direttamente i manager a qualunque livello siano, ma quanta attenzione, e se è sufficiente l'attenzione che viene data da chi costruisce la comunicazione di questi personaggi che poi rappresentano grandi gruppi rispetto al web? Cioè, c'è l'attenzione dovuta o ancora siamo fermi che è meglio avere un'intervistura sulla carta stampata con la quale poi avvolgono il pesce la sera? E il web sì, va bene, ma vediamo, perché ancora vediamo, e chiudo, che in certe rassegne stampa ancora si stenta a inserire la parte relativa ai media online. Sì, c'è un problema culturale di fondo, sia dei manager sia anche di chi da vicino li segue. Se questa domanda me l'avessi fatta 2 anni fa, questa classifica sono 2 anni che è attiva, l'avrei detto senza ombra di dubbio che veniva sottovalutato il digitale e non c'era ancora questa cultura. Vorrei dare un po' di ottimismo al popolo. Lo accettiamo sempre l'ottimismo. Sta cambiando l'aria, lo vediamo. Tante aziende si stanno rinnovando, hanno chiara l'esigenza di cambiare passo, perché ormai non hanno magari ben capito come, ma hanno con chiarezza idea di dove sarà il futuro, anzi, detto tra noi qua, il presente. E certo. Andiamo al secondo classificato, ben staccato, dicevi. Sì. Abbiamo niente meno che... Abbiamo Francesco Starace, ecco, di Enel. Il capo dell'Enel. A poco meno di 20 punti da Marchionne, 75,6 per Marchionne e 57,7 per Starace, quindi punti, c'è un bel gap. Ecco, i punti come si... Allora, uno score è complicato perché la reputazione, se fosse un verbo, è un verbo al passato, quindi non è che se domani un soggetto che è centesimo nella nostra classifica fa qualcosa di buono, tra virgolette, di eccezionale, diventa il primo. Perché la reputazione, come tutti ben voi immaginate, certo, è qualcosa che si costruisce con la storia, poi i giornali l'hanno insegnato a tutti, si costruisce in una vita e si distrugge in un istante, per cui è una sommatoria, una somma continua di azioni. Dentro questo punteggio quindi c'è tutta una componente storica, conta la sua storia, conta quello che lui ha fatto in tutta la sua vita, tranne in quel mese, e una componente invece del mese. Noi oggi stiamo discutendo, diciamo, più emozionale, più istantanea, che va capito cosa lascerà nella storia più avanti. Alcuni mesi spariscono come concetto, proprio perché in questo magma tutto darwinianamente lotta per essere visibili. Certo. Ogni informazione su di loro è come se cadesse in un punto e lotta con tutte le altre. Quindi, venendo un po' alla questione, è molto articolato. Il caso, ad esempio, di Enel è anche una società su cui non è facile lavorare e guadagnare reputazione. Beh, non c'è dubbio. Perché è la classica società in cui... rientra un po' nell'immaginario collettivo della società pubblica, quale che siano i risultati, quali che siano i modi di gestirla, no? Un po' come Poste Italiane. È ancora più notevole il risultato. E quali sono, ad esempio, nel mese, giusto per citare alcuni aspetti, sono stati centrati i target, quindi un'azienda che sta centrando i suoi target, gli obiettivi, che si sta muovendo per spingere l'Italia. La fibra ottica con Enel, c'è tutta una diatriba tra la banda larga, sulla banda larga, e Enel potrebbe giocare che lo fa un ruolo. Credo anche la bolletta della Rai ha fatto sì che si parlasse da questo gennaio, sarà in bolletta. Poi è divertente, seppur interessante, che il terzo posto del podio viene preso dalla seconda Ferrari, come so dire. Quindi hanno fatto 1 e 3, perché John Elkann è al terzo posto, quindi Marchionne ed Elkann al primo e al terzo posto. Ecco, è significativo, però molto significativo, perché godono rispettivamente di un'immagine molto forte dovuta a questi fenomeni industriali, sociali ed internazionali. Quindi osservare che l'azionista è battuto dal suo manager, è come se... Beh, vuol dire che ha scelto bene il manager. Romiti avesse goduto di una maggiore reputazione rispetto a Gianni Agnelli, no? Chiaro. Che Elkann, come si sa, è con la famiglia Agnelli l'azionista, certo, di maggioranza del gruppo FCA. Quindi, vedete, è una scienza non banale questa della reputazione. E poi è meglio reputato di Elkann.
hanno una reputazione anche a livello internazionale fortissima. E poi quarto e quinto posto per Telecom Italia, entrambi, il presidente e l'amministratore delegato, cioè Giuseppe Recchi e Marco Patuano in coppia. Sì, stanno lavorando molto bene, stanno cavalcando anche i valori italiani di difesa anche dell'azienda, ma allo stesso tempo dell'innovazione. Anche essere in cima a Telecom non è facile dal punto di vista reputazionale, perché certo, vengono viste complicate, sì, un'azienda molto complessa. Io ho una domanda rispetto a Telecom: noi abbiamo un manager, un top manager italiano che è a capo worldwide di Vodafone, e mi riferisco a Vittorio Colao. Non c'è, c'è una ragione nella mia curiosità, e vedo due Telecom e non vedo uno dei competitor, dove oltretutto il capo mondiale è un italiano. Forse perché essendo italiano, chiedo, una domanda sciocca la mia. La ricerca italiana e considera un panel di top manager italiani. E invece uno che si agita molto, ma che in rete evidentemente non è amato, non è reputato, è Diego Della Valle, no? Allora, 52. Diego Della Valle era partito ad un livello molto alto. A un certo punto ha cominciato a cambiare un po' il suo posizionamento e da lì ha anche ridotto un po' la sua attività. Se fate caso, nell'ultimo anno ha un po' ridotto la sua esposizione. Sì, compare di mente, usciva, faceva queste sparate politiche. Era anche molto attaccante. Sì, di dubbia verosimiglianza, diceva cose che... Poi ha sbagliato anche qualche look, è stato anche un po' imitato, l'hanno un po' irriso, deriso, quindi forse adesso ha ridotto è qualcuno la a dire sua... che come reputation devi lavorarci. Che altre curiosità possiamo osservare? Non so, Urbano Cairo è ben piazzato, è al sesto posto, il capo della Sette è editore di tante cose, ma anche concessionario di pubblicità, un uomo emergente, grosso modo corrisponde. Sì, no? Anche abbastanza stabile, un profilo... La prima donna è Marina Berlusconi, infatti. Forse sì. L'unica, non ne vedo altre. L'unica. Uè, Marina Berlusconi, l'unica donna, ed è comunque al posto, insomma, dopo Mauro Moretti di Finmeccanica. Mauro Moretti ha fatto un grande exploit questo mese, proprio per la One Company, per tutta una serie di azioni, anche di risanamento e così via. Per cui è abbastanza salito, è in top 10, sta salendo in top 10. C'erano dei buoni consiglieri di comunicazione o è lui? O ma sono allora, i fatti è un insieme, sono anche i fatti, perché senza fatti, come dicevamo prima, non si mente, non si può mentire. Di conseguenza, quindi... La regola delle PR è fai bene e fallo sapere, quindi... Non è cambiato nulla, ecco, da questo punto di vista. Cambia il territorio su cui... Marina Berlusconi che cosa la danneggia in modo da restare in questa posizione? Beh, stiamo sempre parlando... Perché nelle classifiche di Fortune, per esempio, lei risulta sempre tra le italiane la più potente, la più conosciuta a livello mondiale. Forse sulla rete il cognome. Sulla rete... Allora, stiamo sempre parlando di figure top, quindi chiunque qua in ogni caso... Certo, è sempre nei 20... È sempre nei 20 degli oltre 100 che consideriamo, di conseguenza quindi... Ma chi è il 21esimo? Chi è che è rimasto fuori? Devo vedere questo mese chi è il 21esimo, non è contento in generale. Anzi, lo vedo ma preferisco non... E andiamo avanti nella lista, vabbè, Francesco Caio di Poste, Marco Tronchetti Provera, anche lui è un po' indietro. Sta risalendo però, sta risalendo, che si era un po' tra virgolette defilato, poi ricordiamo un po' tutti, le vicende tutti della gli eventi, la vicenda, anzi è un profilo molto complicato, cioè la reputazione insegna che si mettono assieme profili molto asciutti, concreti, pragmatici, con profili molto dibattuti e combattuti. Però quello che conta è sempre la somma delle energie positive e negative. Abbiamo Descalzi di Eni che è subito dietro a Cairo, ben piazzato devo dire, con 54. Tononi di MPS, anche qui rispetto alla fama negativa di MPS, il manager invece è piazzato abbastanza bene. No? Diciamo che è entrato non nella fase calda, ma esattamente, quindi non gli vengono attribuite le colpe, cioè questa è una situazione che reputazionalmente può essere favorevole, nel senso quando si entra in un contesto compromesso, mal che vada. Quanto pesa la notorietà? Pesa molto la notorietà, perché effettivamente
dobbiamo fare attenzione che la reputazione è data dall'intensità, la notorietà per la qualità. Faccio un esempio, magari noi potremmo avere una qualità migliore di alcuni personaggi politici, ma loro hanno una notorietà talmente più alta, di conseguenza una reputazione equivalente non può essere nostra superiore. E compare anche Carlo Cimbri, che è un manager poco conosciuto, ma in realtà è il capo di Unipol, un grande colosso che da poco ha acquisito. Un manager emergente, molto forte, uno dei giovani, alto profilo, un po' dibattuto, ma di grande, sì, di grande spessore. Poi c'è Nagel di Mediobanca, no, molto indietro, perché in effetti di Mediobanca si parla poco. Adesso, sono tentati dall'oblio loro. Ecco, loro vecchia tentati. Scuola Licuccia, no? Che diceva i giornali basta non comprarli, esatto. E la scuola, Andrea, di quelli che negano l'oblio. I negazionisti, cioè. Io incontravo Cuccia e dicevo buongiorno dottor Cuccia, e lui fingeva di non capire, poi dopo allora dice per piacere, per piacere. È sempre coltivato questa idea del lavorare nell'ombra, no? Nel non comparire. Il mondo è cambiato, siamo nel 2016, l'ombra ormai è come il sole a mezzogiorno, non c'è niente in ombra. Come la copertina del tuo libro, no? Quest'ombra. Sì, ricordiamo il libro di Andrea Barchesi, La tentazione dell'oblio, ovviamente di Franco Angeli, quando è uscito? Da molto poco. Sì, questi giorni. Questi giorni, quindi l'ho trovato ovviamente in libreria. C'era un altro punto che avevo segnato, che era la, e poi una domanda sulla ricerca. Intanto ti chiedo io, diciamo che costa 25 euro Franco Angeli, e con questo libro uno si fa un bel viaggio dentro queste problematiche, sì, anche su cosa è cambiato con grande, cura, sì. Tu fai l'esempio di quando un evento cambia completamente una situazione o la vita di un'azienda, e fai l'esempio della Volkswagen, di ciò che l'ha colpita recentemente, no? Un danno di reputazione multimiliardario probabilmente. Ecco, lì a tuo modo di vedere, in sintesi, cos'è che non è stato subito fatto? Ma qui siamo di fronte a un caso, a un cigno nero, come si dice in gergo. E francamente l'onda mediatica è stata enorme, è stata veramente enorme. Quando si lavora sul digitale si può lavorare sull'istantaneo, ma soprattutto quello che va curato è il persistente, cioè il problema è tra virgolette ingestibile nell'istante, perché è talmente soverchiante su tutte le TV, giornali e così via. Il punto è, tra 2 anni, pensiamo anche al caso Moncler. Sì. Tra 2 anni. Infatti gli stavo chiedendo se aveva influito sulla posizione di Raimondo. Si troverà o non si troverà questa cosa? Cioè, poi il caso Volkswagen è di ancora più difficile lettura, perché in realtà ha toccato un problema di etica. Sì. E qui c'è un dato interessante che vorrei far notare, che per i vasi comunicanti, per i sistemi razionali, il paese Germania ha risentito come credibilità. Certo. Nel caso Volkswagen, perché la Germania, che ha sempre fatto della sua affidabilità, anche in contrasto magari agli italiani, sì, sì, ai cosiddetti PIGS, gli europei, Portogallo, Italia, eccetera, proprio questa sua credibilità che è stata toccata, perché hanno toccato le carte. Quindi il problema non è solo di Volkswagen. Se io fossi al governo tedesco mi preoccuperei molto invece delle ripercussioni reputazionali che alla fine giocano una partita importante. Tedesco, sì. Certo. Beh, da quel momento sono cominciati anche un po' i guai della Merkel, certo, che in pochi mesi è passata dal leader incontrastato a una persona molto messa in discussione, ovviamente per la vicenda dell'immigrazione, di questa sua apertura che non è piaciuta, per il fatto che la Germania tira di meno, quindi sono tanti fattori, però il caso Volkswagen è stato l'inizio un po' di un calo di immagine. Quanto contano i social network? Questo marasma quotidiano. I social network contano tanto sul breve, poco sul lungo, nel senso che per come sono strutturati sono un po' come quegli acquazzoni stili, fanno una grandissima quantità, un grandissimo volume, ma dopo 2 giorni è impossibile riuscire a capire se c'è stato o meno, nel senso che sono strutturati come Twitter è estremamente veloce, estremamente dinamico, ma il tempo di persistenza, per come è strutturato, sono di 7 minuti un tweet.
Quindi non lasciano molto. Non lascia molto, non è indicizzato da Google, per delle ragioni che poi abbiamo anche analizzato nel libro, perché fa proprio parte anche questo della partita. In realtà c'è il mondo dei contenuti da un lato, che è il mondo di Google, e il mondo delle relazioni, che è il mondo di Facebook, Twitter, LinkedIn. Se fate caso, quando voi cercate su Google nel mondo dei contenuti, non ci sono mica i post di Facebook. Certo. Questo perché? Perché questi due mondi, come una deriva di continenti, si stanno scontrando tra loro per che cosa? Denaro. Certo. Banalmente, perché l'utenza, la sua utenza, il suo pubblico, alla fine il suo valore dipende da noi. Ma se noi passiamo sempre più tempo su Facebook che su Google, è chiaro che stiamo drenando capitalizzazione. Tempo. E quindi pubblicità e quindi il denaro. Tempo degli utenti. Se passano il tempo su Facebook non lo passano sui contenuti. Quindi in questi due mondi le relazioni rappresentano l'istantaneo. Certo. Ma la storia la rappresenta Google. Quindi tu diresti a uno che ti chiamasse per un'emergenza, preoccupati di più di guardare Affari Italiani, certo, piuttosto che, sì, e non di guardare Facebook. Anzi, ancora di più, tieni aperti i canali social. Apri, non ce li hai, apri in modo tale che ti insultino del tuo canale e non vadano nei luoghi a più alta persistenza. Vedi, questo è una cosa. Altri trucchetti, diciamo, il kit del perfetto consulente d'immagine sulla rete. In realtà adesso la stiamo facendo facile, però sotto ci sono proprio dei concetti di persistenza che, certo, vanno studiati. Certo. Faccio un esempio anche qua, un po' semplificato. Ovviamente alcuni account Twitter sono un ponte diretto verso i media, quelli, certo, vanno messi un po' da un lato e capiti. Quindi in realtà è vero che dura 7 minuti in media, ma può produrre effetti, quindi in quei 7 minuti può accadere qualcosa, potrebbe arrivare su Affari Italiani, sto inventando. Cioè un tweet di Obama può scatenare una guerra. Esattamente, però la scatenerebbe ancora di più se lo scrivesse su Wikipedia. Certo. Cioè, quindi la persistenza è una cosa, anche la pertinenza è una cosa importante, perché se ci occupiamo di automotive e finisce in un sito che parla di nutrizionismo, non è la stessa cosa, indipendentemente dalla persistenza. Quindi ci sono. Qual è l'errore più clamoroso che tu hai percepito, a cui hai assistito? Ma ce n'è una tale. Tipo? Ma ad esempio chiudersi è il primo errore, perché immaginiamo di avere, non lo so, materializzati 4 vichinghi al centro di Milano che nella loro cercano di fare danni. Mm-hmm. L'errore più grosso è quello di non metterli nello stesso luogo, cioè quindi lasciarli andare liberi, chiudendosi ognuno nella sua stanza, fa sì che costoro girano indisturbati, senza previsionalità e lasciando più tracce. Si possono fare azioni di contrasto anche nascoste e opportunistiche, diciamo. Certo che sì, si può. Cosa si fa? Si aprono dei siti civetta che contrastano? Quelle non funzionano tanto. La cosa, una delle cose più smart è ogni entità ha una parte di dissenso e una parte di assenso. Il problema è che quando andiamo al ristorante e non ci piace quello che ci portano, troviamo solo il dissenso. È molto raro che qualcuno si alzi e dice no, io ho mangiato molto bene. Quindi che cosa dovrebbe fare l'azienda? Non dico che sia banale, ma creata tutta una struttura di chiede mesi, andare a trovare l'assenso e fare sì che sia l'assenso l'anticorpo del dissenso. Quindi faccio un esempio politico, e ancora non vedo grossi esempi, neanche i grillini sono riusciti a farlo in modo efficace, perché non riescono a coordinarsi. Di fronte a degli attacchi, soprattutto gli altri partiti, non hanno un assenso che riesce a ergersi e a contrastare con argomentazioni efficaci, non con sciocchezze. Quindi questa è la vera difficoltà. Significa in qualche modo guidarli, educarli e dargli i giusti strumenti, lasciandoli liberi. Bene, stiamo. Renzi lavora molto sulla rete, no? Lui è molto attivo sulla rete, però non. Francamente non vediamo una grossa traccia sottile di queste azioni più ingegneristiche, più strutturali. Lui è molto attivo, lui è attivissimo, lui va a una velocità altissima, tutto l'ecosistema attorno. Cioè non crea persistenza. Usando solo Twitter chiaramente ne crea meno come canale principale, sicuramente nel suo caso ha senso perché è un punto di lancio verso tutti i media.
però quello che probabilmente manca invece è una struttura organica più capillare, più territoriale di tutto quell'architettura di cui abbiamo parlato. E stiamo parlando di gente, Renzi e Grillini, che già sono avanti rispetto a queste problematiche. Figuriamoci Berlusconi, che adesso ha detto nei giorni scorsi: ora comincerò a studiare internet. Ma perché ha compreso che come adesso, adesso è sì. Incredibile, per dire come è indietro il sistema italiano, no? Meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai, certo. Poi potrebbe sempre chiamarti come consulente. Potrebbe, esatto. E poi in ogni caso non scordiamo che quando Berlusconi si è messo a fare le cose poi l'ha fatta per bene, lui è un maestro dei migliori, quindi certo. Non è neanche escluso che quando ci si mette poi... Sì, parte un po' con l'Enigma, vi ricordate che Google lo chiamò Gogol, certo. No? Questo grande gaffe, forse voluta, chissà. Bene, noi abbiamo raggiunto e superato, ma volentieri, il tempo che ci era concesso. Ringraziamo Andrea Barchesi di essere venuto a trovarci. Il libro è La tentazione dell'oblio, che è un interessante approfondimento, anche un buon manuale di cosa fare e cosa non fare, quindi sicuramente serve a chi vuole muoversi e avere reputazione online. Eccolo qua. Grazie, continueremo a seguire la reputazione del manager e, se tu sei d'accordo, a pubblicare le prossime ricerche. Certo. Grazie al direttore Angelo Perrino. Grazie. E noi ci vediamo al prossimo Coffee Break. Grazie.